porca miseria. Ben arrivati allo chalet della Raticosa. Ci siamo persi al Mugello. Amici! Ciao ragazzi, bentornati sul canale, finalmente con un motovlog. Marco trattino Rossi, 90 Rossi, 9 Rossi, Rossi. Abbiamo Marco con noi, c'è anche Tagliati con la sua Z900 che vedrete presto sul canale. Oggi ci stiamo dirigendo sul passo della Raticosa e Fute per farci un girettino, giusto per toglierci qualche sfizio prima dell'inizio dell'università e delle scuole. Quindi adesso ragazzi, noi ci vediamo quando arriveremo vicino alla salita del passo, perché da qui e lì sono tutte strade abbastanza piene di traffico, senza troppe curve, lente, e poi dobbiamo passare anche per Bologna. Perciò ci vediamo direttamente alla salita del passo. Attenzione, le curve iniziano a inerpicarsi, iniziano a tondeggiare, si inizia a sentire quell'odore di passo. Attenzione, già i tornanti, le curve iniziano a tondeggiare, attenzione, si inizia a inerpicare la strada su per i colli bolognesi. Finalmente ragazzi, dopo 60 anni in centro e andare a strada a memoria, nell'ultima volta che ci sono venuto 2 anni e mezzo fa in Cagiva, stiamo salendo e c'è già la prima macchina. Andiamo con questo Renault. Una cosa che mi fa molto piacere vedere è che finalmente ci sono i doppi guardrail, così se mi stampo non mi ammazzo. Ragazzi, cosa importantissima, come vedete l'asfalto ha vari colori, ok? Scuro, chiaro e cose varie. Una cosa che dovete ricordarvi è che, tipo in questo momento che cambia leggermente, ogni variazione di colore, tipo questa che vedete di più, comporta un cambiamento del grip, ossia ogni colore corrisponde a un grip diverso. Perciò quando siete in curva e vi capita che ci siano due tipi di asfalti nella stessa curva, mi raccomando, non forzate troppo la curva, perché la gomma davanti, così come quella dietro, subirà una differenza di grip. Ciò vuol dire che potrebbe avere più grip o meno grip l'asfalto dopo o prima, insomma, che avete davanti, come in questo momento. Perciò dategli un po' meno fiducia e confidenza e cercate di abituarvi al grip nuovo che vi trovate nel cambiamento d'asfalto. Automaticamente, man mano che girate, vi diventerà una cosa spontanea. Inizialmente io ci pensavo, cioè proprio me lo dicevo mentre guidavo, man mano invece che passava il tempo comunque diventa una cosa automatica. Perciò mi raccomando, occhio ai diversi colori dell'asfalto che indicano il diverso grip. Porca miseria. Stavo proprio per dire, mi sembra una cosa assurda stare in Raticosa senza neanche una pattuglia, un niente di niente. E mi becco la corriera, giustamente, che scende e mi viene in testa. E con questo siamo giunti alla panoramica di Loiano. Accidenti. Che spettacolo. Photo time e dopo ripartiamo per arrivare sullo chalet. E sbam! Ben arrivati allo chalet della Raticosa. Hai visto che c'è già l'adesivo di Colto? Guarda, c'è anche quello dell'FMR da qualche parte. Adesso partiamo dallo chalet della Raticosa in direzione Mugello. Andiamo al Mugello a fare un girettino con la Z al Mugello. Andiamo al Mugello a vedere un po' il circuito come sempre quando si viene qua su. E dopo torniamo a casa facendo praticamente la stessa strada. Ma se Lorenzo Marzola, mi saluti. Salve. Perciò adesso noi ci becchiamo un po' più avanti e vi taglio un po' di strada, che tanto non c'è così troppo da vedere. Dopo aver sbagliato strada per colpa mia, sorry guys, il mio istinto mi dice di andare a sinistra dove dovevamo effettivamente andare, ma ho tirato dritto perché sono un idiota. Siamo finalmente arrivati al Mugello. Tac, abbiamo l'ingresso delle arrabbiate. Perciò ora andremo dove c'è il grande casco. Il Talis è felice, eccolo qua, il Mugello. Chissà se un giorno riuscirò mai a venire a girare, sarebbe figo.
Vabbè, visto che non mi ricordo che avevo tenuto accesa la telecamera, ero al telefono con mia madre, ero a fare cose. Comunque siamo circa 300 km da casa, perciò tra poco ripartiremo per il semplice fatto che ho degli orari un po' del cavolo oggi. Dovremmo andare a far benzina a una Jeep, possibilmente a una ventina di chilometri da qua. Si passa per Imola e dopo andiamo a casa. Perciò noi ci ribecchiamo dopo in moto, anche perché non entreremo adesso nel circuito, visto che comunque non abbiamo tutto il tempo. Scusa, sei Lorenzo Marzola? Basta! Come non detto, entriamo a vedere un po' il Mugello com'è. Beh, che figata, ragazzi! Non è la prima volta che vengo al Mugello, eh! Che figata! Io mi stampo. Ci siamo persi al Mugello! Ah, quanto siamo vicini, ho la pelle d'oca, ragazzi. Che bello passarci così vicino. Qua siamo a Lucco Poggio Secco. Stiamo andando verso la staccata della San Donato, la curva 1. Devo essere sincero, io al Mugello sono venuto abbastanza spesso, però queste strade qua in moto non le avevo ancora mai fatte, quelle intorno al circuito, ed è un'esperienza che è abbastanza emozionante. Immaginatevi un candy guard al GP con tutti gli appassionati che passano per le stradine in moto con le bandiere. Guarda che roba! Certo che fa impressione lo scollinamento lì alla San Donato, eh? Porca miseria, pensate di andare a 300 all'ora lì, impuntarsi e esplodere. Pirro. Ecco ragazzi, io nel 2000... Vabbè, ho una foglia nel casco. Ecco io ragazzi, nel 2011 ero qua a vedere la GP quando ancora correva Simoncelli. È stata l'ultima volta che ho visto Simoncelli correre. Guarda le biondetti! Le biondetti! Mamma mia, quelle ci vuole un pelo grande per farle. Vabbè, noi stiamo uscendo, ci becchiamo più tardi quando faremo benzina a Firenzuola e poi ci saluteremo. Perciò a dopo. Sono un idiota! Dopo un paio di rischi presi, un paio di jolly sul passo del gioco, abbiamo fatto benzina qua a Firenzuola, adesso ci stiamo dirigendo verso Imola. Come ho appena riferito di andare con calma, ci stiamo dirigendo appunto verso Imola per la strada che ci porterà poi a casa per i nostri paesi. Perciò diciamo che la giornata in sé come strada è finita, non stiamo lì a cercare altro, anche perché per impegni vari è anche tardiato per me. Comunque noi siamo ancora a 120 km da casa, ce ne siamo fatti 250, perciò sono molto contento che oggi 370 km van via e la Z si è comportata molto bene, mi fa molto piacere. Ciao ragazzi, io direi che in realtà il vlog ve lo posso chiudere anche qua, perché dopo il Mugello e la camminata al Mugello non trovo neanche troppo senso farvi vedere altro. Perciò io spero che il video vi sia piaciuto, commentate qua sotto dicendo cosa ne pensate, se anche voi vorreste girare il Mugello e con che cosa, perché ognuno ha i suoi gusti. Qui da Lorenzo, da Taglius e da Marco è tutto, noi ci vediamo un prossimo video sul canale, quindi ciao a tutti ragazzi. Ah, e mannaggia chi mi ha inventato, ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanellina per non perdervi nemmeno un video, perciò ciao.